Devo imparare l'inglese. Ahimè, l'inglese proprio non ti vuole entrare in testa, Non ti preoccupare, perché questo video ti darà qualche consiglio utile per impararlo al meglio. Ma prima di iniziare lasciami un like di supporto e iscriviti a questo canale per non perderti tutti i futuri video riguardanti l'inglese, ma soprattutto il lavoro e la vita all'estero. Il primo consiglio in assoluto che posso darti quest'oggi è quello di andare in loco. La cosa migliore che puoi fare dunque è progettarti le prossime vacanze in un luogo in cui si parlerà l'inglese e cerca di sforzarti il più possibile ad interagire con la gente del luogo in modo che il tuo cervello si abitui alla lingua. Più sentirai parlare inglese, più assorbirai i modi di fare, i modi di dire e il vero inglese. Se sei molto giovane, oppure se hai un figlio giovane, dai 16 anni in su, potrai fargli fare un'esperienza entusiasmante di stage all'estero. Che cosa significa fare lo stage all'estero? Potrai trovarlo qui sotto. Ti lascerò il link qui sotto al mio video che ti spiegherà come funziona per filo e per segno lo stage all'estero. Potrai inoltre contattarmi tramite la nostra mail che è info@kiva-international.com. Ad ogni modo, lo stage all'estero è un'esperienza fondamentale per i ragazzi, in quanto non solo impareranno l'inglese, ma verranno a contatto con l'inglese business. Non solo i ragazzi potranno praticare il proprio inglese 40 ore la settimana, bensì potranno anche capire come funziona il modo di fare business in un altro paese. Il terzo consiglio di oggi è quello di leggere il più possibile. Cerca magari un libro che hai già letto in italiano e prendi lo stesso libro e leggetelo in inglese. Comincia ovviamente da libri un po' più semplici, magari libri un po' per bambini. Non buttarti subito in qualcosa di complicato, altrimenti perderai la voglia. Lo step giusto per imparare l'inglese è passo passo. Ovviamente non potrete imparare l'inglese in una settimana, in un mese, ci vogliono anni per saperlo molto bene, perché per quanto sia una lingua semplice, in realtà non lo è poi così tanto. Ci sono moltissime sfaccettature di questa lingua che sono molto complicate. Un modo divertente per imparare l'inglese è inoltre quello di guardare dei film in lingua, quindi mettetevi sottotitoli in italiano all'inizio per poi passare i sottotitoli in inglese. In questo modo la parte visiva potrà matchare con la parte uditiva e potrete in questo caso cercare di capire al meglio che cosa stanno dicendo i protagonisti del video che state guardando. L'errore più comune che viene commesso nell'apprendimento di questa lingua è quello di volerlo studiare esattamente come si studia l'italiano, quindi imparando la grammatica. Ma la grammatica inglese è molto diversa da quella italiana, infatti è quasi inesistente. Gli inglesi imparano e studiano la grammatica solo fino all'età delle superiori e poi la abbandonano. Questo per quale motivo? Perché essendo una lingua di un ceppo completamente diverso da quello latino, non va studiata in questo modo, va parlata, va capita e va soprattutto vissuta. Quindi mi raccomando, se riuscite, fate un viaggio in cui vi date l'opportunità di praticare la lingua con dei locali. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualsiasi richiesta potete lasciarmi un messaggio qui sotto nei commenti. Se avete qualche richiesta di video in particolare che vi piacerebbe vedere in inglese o in italiano, e mi raccomando, un like di supporto, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i nuovi video e ci vediamo alla prossima. Ciao!